That's fun. How about this great band? What's going on up here? This one is one of the classics. It's kind of somewhere between classics and vintage. And this was, I'm sure, composer's dreams being realized when this artist made their song a permanent part of our consciousness forever. And that artist was still working on it, trying to resist that. But just would love to express the tremendous respect and gratitude that I have for this great, great artist, Ray Charles. For all time. Song goes like this. Dammi un po' il verde. E tarada? Ma da dal verde. Senti, spiegate meglio, che con tutti i madadà e tarada non c'è tocca di niente. Il verde, madadà, la luce è verde. È acceso adesso? No, non funziona, non si è acceso. E poi le porto l'angelino. C'è sta poco da fare spiritosi qui, tra poco mi hanno scena le luci ancora funzionano. Fabio! Ho trovato perché funzionano le luci, che sta un filo rotto. Allora, tu mi sei stato lei a rompere il filo? Io? No, lui lo... Ah, è stato lui. Azione! È inutile parlare, lui sotto, non sento. Cioè, questo è il servo del compagno, sente quello che lui gli pare. Azione! E se scende? Oh, vai a rompere il filo. Che vuoi? Ma fa di croce una ciorta e una martellata a testa. Basta, per favore, basta! Ditemi uno come fa a concentrarsi nel copione. Scusi, dottor, sono io, sono Diego, volevo sapere chi mi ha rotto. Che ne so, io, che ne so. Già è difficile ricordarlo per me, figurati. Dottor, lei c'ha pure ragione, ma io non so che devo fare. Com'è che devi fare? Qui, qua dobbiamo fare il dramma di Shakespeare. Mica Pierino va in città. E lo sai che è Shakespeare? Lo sai? C'è davanti al Manchester? Mamma mia, c'è davanti al Manchester! Per favore, Diego, poi dici che il teatro va a rotoli. Fai quello che devi fare e fallo in fretta, su. Mi scusi, dottore, a me penso il padre, il verde che mi dava a quell'angolo. E allora? Mo mi ha chiesto per cambiare il giardinetto di rosso, perché poi rosso chi mo dà? Ma come chi te lo dà, Diego? Io ti pago perché tu sei il tecnico! Oddio, mio Dio, devo fare tutto io. Sentimi bene, sentimi bene. Ora vai qui sulla console, dove è Fabio, prendi il blu e lo metti in quello giallo, poi prendi l'altro, metti quello bianco e vedrai che col giallo, blu e bianco in quell'angolo saremo al verde. Dottor, ci sta bisogno del giallo e del blu, quell'angolo ci si mettiamo noi, tiriamo fuori le cosce e tutto il teatro diventa verde. Ma per favore, non ci certete pure voi. Dottor, non mi viene che ci hanno tanto torto. Vai a darci questo benedetto verde, su. Ma senta un po', ma perché non parla con il produttore? Lei che è regista sta a sentire. Perché? Perché io sono 3 mesi che non più i soldi. 3 mesi. Un altro che piange. Voi che piangete tutti quanti qua dentro. Me l'avete allagato questo teatro. Portalo di là per favore. Sta attento che mi metto da fare la faccia. Me l'avete allagato. Era meglio che facevo un'altra cosa. Non il dramma di Shakespeare. Era meglio che facevo... una commedia brillante come il musical cantando sotto la pioggia. Oh, grazie Fabio. Guarda. Mamma mia, come ballerino sei proprio ciuccio. Tieni, là, tu. Oh, c'è un Fred Astaire da strapazzo. E certo non dimentica Ginger Rogers come me.
muratore. Montatore, dottor, montatore. Casetta dei trastieri, casa di mamma mia. Bravo, bravo, solo questo puoi fare. Chi ti ha portato via e il pezzo d'anchio da? Mi sei cuscere, crollano. Che signorazzo, sta mezzo sotto. Me devi dare una mano. Figlio! Azio! Mettemi c'è di chiodi, fa la gomba già. Azio, devo smettere di contare. Io mi chiamo Azio. No, Azio, hai capito? Mica siamo parenti. Senti, metti i chiodi dentro qua la cassetta. Io non ero preciso, poi li metto quelli corti, quelli lunghi e quelli medi. Ma metteci quelli che te vanno. No, io non ero preciso, io operaio preciso, Romania è tutto preciso. Per favore, la volete finire sì o no? Vi volete sbrigare? Ma avete visto che cosa, che ore sono? Se sette. Ecco. Se era 2:07 sono passate da 2 ore. Rumoscio, vai indietro. Meno male, va. Così non dici più rumeno preciso. No, io sempre rumeno preciso. È un orologio che purtroppo non rumeno, spizzi. Ma io un giorno voglio tornare in mio paese. Solo che non lo so. Ah, ma sia per quello ci stanno mica problemi, sa? Se tu te ne vai alla stazione Terni e ti metti il sede per terra con un cartello e ci metti scritto sopra aiutatemi a tornare al paese mio, in 2 minuti non solo c'hai i soldi per ritornartene a casa, ma con quelli che ti avanzano c'è campi di rendita, te e i tuoi figli. E che aspettate ad andarci, te e te? Ma lo sapete da quando vi ci manderei io? Preciso. Ecco, bravi, e allora cercate di sbrigarvi, cercate di sbrigarvi a lavorare anche bene, perché se qua ci sarà una penale, beh io quella penale, cari signori, la dimetterò a voi e a voi, che sia chiaro, che sia ben chiaro. Scena, così. Ma tu, ma la presi i chiodi? Azio, come li vuoi? E guarda, come te pare. E poi io non so tu zio, ha capito? Io sono romano e non rumeno. Eppure io! Siamo rumeni, trasteperi. Tu guarda chi me doveva capitare, no? No, dico, sul portaportese c'è stava scritto operaio specializzato, preciso nell'orario e nel lavoro. Oiamo chi me si presenta? Tu nipote. L'elettricista via Lagonetti. Ma è abituato e lui manco la sente. Invece ho sentito come, ammazza che schicchia. Perché sta bene così che fai a piamme in giro. Curatore! Curatoraccio! Eccolo che è, mamma d'acqua al guasto, sennò questa emergenza la curatore! Curatore! Muratore! Questa mattina strillano tutti, strillano. A Reggi, guarda che si ce l'ha con me, poi io non sono muratore, ma sono montatore. Cioè tu. Tu saresti un montatore? Già, montatore. Ma non si mette in testa cose strane, Regi. Io sono un montatore di scene, solo quelle. Peccato. Ho detto. No, niente, ho detto che qui è ancora tutto quanto sotto sopra. E allora me lasci lavorare che stiamo in ritardo. Allora, tu arrivano sti chiodi? Comunque, dottor, se tra un'ora sarà tutto a posto. No, tra un'ora, no! Ancora non ci siamo capiti! Qua già doveva essere tutto a posto! Tutto a posto! E invece ci sono ancora alcune cose del dramma da mettere a punto! Che? Ho detto! Lavori! Perché se non si fa tardi! Ma io non posso lavorarne! E perché ne? Perché ho finito i chiodi! Oh, eccoli qua! Io rumeno preciso, io operaio preciso, Romania tutto preciso. Meno orologi perché sono svizzeri. Da me si chiudi l'anno prima che ci licenziano a tutte e due. Ma guardate che caos, che disastro! Ancora le cose dell'altro argomento da mettere a posto. E poi con questo coso che cosa ci dovrei fare, Il telefono a quell'epoca che cosa ci faceva secondo voi? Che Romain gli dava a mangiare una bella pizza a Giulietta, semmai sotto l'arena di Verona? E poi chi l'avrebbe dovuto inventare il telefono? Mercuzio? Ma vaffanculo! E quell'albero? Oh, ma pure l'albero di Natale tra poco! Io ci vado buttando ora, sempre noi facciamo Natale in casa con quello! Scusami qua, ma toglietemelo! Fatemelo sparire, muratore! Muratore! Dottore, guarda con me, anzi, ho mezzo sordo. Perché? Monti a pedo? No, io smonto. Va bene? Allora, dai. Porta tutto quando via in magazzino. E l'altro l'ho già portato via, zio. Sei bravo, perché non ci attacca proprio niente. Senta, io rimango preciso, lei sa dove è il magazzino. Ah, sì, sì, certo. Anzi, vuoi che te lo indichi? No, non sei proprio. Non lo so, ho ricordato. Quanto è bella
andare da soli in magazzino. Buono consiglio, zio! Buono consiglio! Buonasera, signor regista. Ah, finalmente il produttore. Sai, dottor Siciliano, da contratto la scena doveva essere già pronta. Mi dispiace, ragione, oggi una compagnia teatrale ha fatto una matinée, mio padre non aveva fatto il tempo a spostare tutti questi posti. Per favore, basta! Ah! Ma mi dica, dottore, se questo suo operaio continua a cantare, mi dica come saremo pronti. Vede, signor regista, siccome poverino è sordo, allora ha bisogno di sentirsi. Allora, se non canta, non lavora come dovrebbe lavorare se cantasse. Ma se canta, allora lei lo sente che canta. Però lavora come se non cantasse, ma canta perché lavora. Ma ci ho capito una mazza. Nemmeno io. Buonasera, signor Siciliano. Allora, pure, tu che sei preciso, quanto ci vuole ancora? Il dottore tra un po' deve andare in scena. Ma non preciso. Ah. Non preciso. Non dire sì, no, se non sapete. Aspetta. Azio! Azio! Ma come te lo devo da dire che io a te non siamo parenti? Ma come te lo devo da dire? Dimmi. Io mi chiamo Azio, capito? Azio mi chiamo. Oh, Azio. Che Azio. Stavo al signor Siciliano. Azio, fuori già c'è sta gente, ti prego, dimmi che ce la fai a montare la scenografia per il dramma del dottore qui presente. Le parli più forte perché non sento, dottore. Ti devi da sbrigare, tra poco il dottore c'ha un dramma. Che? Stasera un dramma! Ah, dottore, si preoccupa. No. E questo è il dramma mica che era solo stasera. Ah. Questo cordizietto che si ritrova, il dramma suo è permanente. Non l'avete capito, eh? Io stasera devo andare in scena con il dramma di Shakespeare. E con tutte queste ciambuttaglie, mi dica lei come facciamo. E poi, ci sono ancora tutte quante le luci da montare. Muratore! Muratore! No, dottore. Io sono tecnico delle luci, e poi adesso funzionano tutte. Ah, sì. Guardi, carissimo regista, non c'è da preoccuparsi. E come si fa? Secondo me c'è lo spazio sufficiente anche per una piccola prova dello, prima dello spettacolo. No, no. Guardi, sicuramente, per me può cominciare pure subito. Ma se questi operai continuano a battere? Intanto che arrivano le attrici, no? Ma perché dopo battono loro? Ecco! Se mancavi solo tu, se fatto le puzzurre. Ma pensa a lavorare piuttosto che è meglio. Mi scusi, dottore. Ah, senta, dottore, visto che siamo in ritardo, vorrà dire che dai conti generali ne scalerò due giornate di prove, va bene? Oh, grazie, dottore. Oh, almeno questo, me, come siete gentili. Me, Diego! Sì? Diego, vieni qui. Eccomi. Dai, per favore. Sì. Ecco, senti, Diego. Porta questo CD a Fabio lì su e di che questa è la musica che deve mettere quando Giulietta va in catalessi, va bene? Vabbè, ho capito. O deve mettere quando Giulietta va sul calessi? Va uscendo, Diego! Va in catalessi, quando muore! Scherzava! Oh, scherzava! Ecco, dottor, se quello continua a scherzare, questo continua a scherzare, come saremo pronti? Facciamo andare in scena? Stasera rappresentiamo il traslato del San Carlino. Io in queste condizioni non faccio neanche le prove. Basta! Basta, per favore! Che cos'è questo bellame? Un po' di silenzio! Purtroppo, purtroppo, questa mattina c'è stato un altro spettacolo. Sta zitto, dicevo che questa mattina... C'è stato un altro spettacolo, gli operai non hanno fatto in tempo a cambiare scena. E per forza, ma se chi sta cantando invece fa di qua, ma che me no? Ma hai preso una punta sopra al gallo? E come faccio a camminare? Per favore, non ha sentito quello che ha detto dottore. Aspetta! Adatto, io a portare il CD, eh! Ah, sentite. Sentite ragazzi, per favore ora un po' di atmosfera, Silenzio assoluto, pure tu Diego, Ora stiamo per mettere Fabio, quando ti do io il via. Metti la musica di quando muore Giulietta, per favore. Questo è il momento più commovente di tutto il dramma, Vai Fabio. Questo è il ballo del papà e di papà. Bravo! Fare solo papà, 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 con le mani. Ma non sbagliare, non sentire come era la mia ragazza. Ti faccio sentire. Le ginocchia più un po', questo non so la cosa. Bravo! Ti porta le tue mani, ti fai qua. Stamattina c'è stata una mattinée, gli operai non hanno fatto in tempo a spostare scene dell'altro spettacolo. Ecco perché sono in ritardo con il vostro. Già, noi venimmo sempre rotte, E io, Pina Scognamiglio, prima attrice della Borgata Finacchio. Il mio posto ideale. Guardate che io ho
Garbatella, San Basilio, Tiburtino Terzo. Ah, parlate Carmelo bene. Guarda che quello è morto. Eppure tu, solo che ancora non te ne sei accorto. Anche voi non vi siete accorti, che tra poco noi dobbiamo andare in scena. Ma dottor Murillo danno a cena, Adesso non ci faccio caso. E voi su con la vita, non vi preoccupate. Quando arriverà il pubblico sono sicuro che sarete pronti. Ma sì, in effetti ne sono sicuro anch'io, anche perché appena arriveranno i due attori principali, quelli che devono interpretare Romeo e Giulietta, faremo una prova di un quarto d'ora e saremo pronti. Giulietta e Romeo, e due attori che neanche conosciamo. Ma dillo, con noi non hanno mai fatto neanche una prova. Infatti, è la prima volta che mi capita nella mia carriera di grande attrice di lavorare con gente che neanche conosco. A parte la grande attrice, ma questa comparsa qua, te ne ragione, una Giulietta e un Romeo che non abbiamo mai neanche visto noi non sappiamo neanche come recitano questi. E poi, la parte? Siamo sicuri che sappiano la parte? Sì, ecco, eppure se l'errore te ne ragione, ma se posso avere questi due fenomeni? Non vi preoccupate, questi due fenomeni, come li chiamate voi, hanno anni di repliche sulle spalle. Ma saranno anche bravi, ma con noi non hanno ancora mai recitato. Vi ho detto, non vi dovete preoccupare, perché questi innanzitutto ci hanno tutta quanta la parte a memoria, va bene? E poi oggi il dottor Siciliano ci ha fatto una bella promessa, è vero? Ci sconderà il prezzo del teatro di oggi. Vero, dottor? Anzi, la Lidia, quando ci stava risparmiato si stampa prima, E allora forza, attricciamo pure i candeli, che così risparmiamo pure la luce, Ma come fa a finire di sistemare la luce, ma c'è nei candeli? Ma chi ti ha detto una cosa simile a te? Qua cornacchia che ha parlato adesso. Che sta qua? Cornacchia a me! Ma un scornacchiato sei tu che non sei capace neanche a pisciare una lampa di 5 candele. Ehi, a parte non è una cosa per sti poveri. Sta zitto che se vengo a pascio faccio una faccia tanta, capito? Parla lui, parla, che non è capace neanche a pisciare un lumino ai porti suoi. Ma quello è un'altra sì, però. Tenite, ma che l'accingia! Mi tocca ai morti, mi tocca. Tenite, ma! Voi, non facite, non mi tenete, ma facite feste tu! E ti ammattete per fare? E chiama! E va e te ne prima che si fireffa! Sali in gomma, se ti calmate. E se sei calmato, a me mi ha scolpito un'unghia. Basta! Nel mio teatro non voglio che succedano certe cose. Adesso il primo che alza la voce lo caccio via. Ma tanto il primo poi a te d'acchiappare. Wow! Allora! Io ho detto mille volte di non parlare in dialetto napoletano. Poi non può capire. Che ci c'è? Ha ambientato il suo dramma nella città di Verona, non a Napoli! Ma io non sto recitando, sono anche nervosa. Comunque la carata dialettale c'è sempre. Soprattutto sempre. Quando recita. Ma Moria, vorrà dire che sono andata a Verona come emigrante. Ma non dire stupidate, comparsa. Ma questo è un dramma shakespeariano e non una sceneggiata napoletana. Ma guardate a chi lo commentava. Reggio, telefono. Aspettate. Tengo vibratore! Pronto? Sì, sono io. Come? No! Che è successo? Sì! No! No! Sì! Ma che è? No! No! Sì! Sì! No! Quando questo ha finito di fare il gioco del Sì e dell'Oggi abbiamo tutti una 3 stella. Sì, ho capito. Sì? Siamo nominati. Come nominati? L'attore che doveva interpretare Romeo ha avuto un incidente automobilistico. Ed è di grave per fortuna. Però deve stare ricoverato 48 ore in conservazione. Come? Lo tengono in conservazione per 48 ore? Oh, oggi, ti do prima ricerca. Conservazione, non in conservazione, ignorante. Che sarà mai? Oggi capito malamente. No, adesso sì che siamo nei guai. Ma quale guai, questa è una vera catastrofe. No, fermi tutti. Mi è venuta una bellissima idea. Well, zitti tutti, da Ocellerone ci è venuta un'idea. Beh, perché non posso averla? Tu tieni il cervello così per ci dovrei. Che
l'idea, per frasi? A ta fa manovra! Ma fa un po' piacere, va! C'ha un'idea, c'ha! Ha parlato il Nobel per la fisica, vedo! Non dice la forza, tengo fisica! Per favore, non è il momento di litigare questo! Sentiamo, qual è st'idea? Beh, Romeo lo faccio io, ma se ancora non sai le tue battute, come pensi di poter fare la parte di Romeo? Beh, che significa? Basta mettere un suggeritore nella buca. Nella buca ci avessi la mette a te, no? Romeo lo faccio io, ma se tu fai Romeo, Mercuzio chi lo fa? Lo fa un altro, oppure lo togliamo dal copione. Ma come lo togliamo, Come lo togliamo? E poi ci abbiamo rotto Sebaldo, mica possiamo togliere anche Mercuzio, un amico di Romeo! È vero, ma se vogliamo andare in scena è l'unico... Come non detto, vado a riversare... Bravo, e basta di la meglio! Sì. Per quello che mi riguarda, Romeo lo può fare chiunque, l'importante è che io non perda i soldi dell'affitto del teatro. Che senti, scusi? Non farà mica che luce mia, lì gli accordi vanno rispettati. Mi dispiace per l'attore che ha avuto un incidente, ma se non andate in scena, io voglio essere pagato lo stesso. Non abbiamo perso tutti quanti i soldi. Perché oltre Romeo, anche l'attrice che doveva fare Giulietta ha avuto un incidente. Una ricoverata in ospedale. Ma poi è meglio così. Come meglio così? Meglio, meglio così dici? Ma non hai capito che dobbiamo rimandare la prima per mancanza di tempo? Cosa? Ma no, ma che sono? Che rimandare? Che mi mettono stanno tutti venduti? Io non rimando mai niente. Bravo il dottor Siciliano! E infatti poi che ci diciamo al pubblico mio che sta già spingendo qui fuori? Uè, io devo andare a casa con la commedia non... Dramma mia! Questo è un dramma! Questo è un dramma shakespeariano! E va buone! Che il dramma se respiriamo non si fa per mancare telefonata! E poi guardate che ci stuccavo adesso pagata la stessa! Gli affari sono affari! Hai capito? Gli affari sono affari! Ecco, caro produttore, visto che stanno pure affari tuoi, allora... a dare città pure tu se manca qualcuno. Come purista? Purista? Purista no. Ecco. Ma io sono un produttore, non ho mai recitato in vita mia, ma non se ne parla proprio. Poi mi vergogno. E va bene, vorrà dire che fai padre Lorenzo, così ti copri col cappuccio e non ti vergogni. Del frate ne parliamo dopo, ecco. Comunque ricordatevi che gli affari sono affari. Oh, Totò, aspettate un momento, per favore, una parola d'un tanto. Buonasera. State ritardo, ma c'è la già. Quando ci stanno da fare prove, voi trovate sempre traffico. Scusa bella, tu intanto fatti gli affari tuoi. Beh, perché nessuno parla? Ma che è successo? Ma che so ste facce? Prestaci la tua, no? A questo ci facciamo quattro risate. Ho parlato quella che la mattina quando si specchia lo specchio si rivolta dall'altra parte. Fa vergogna. Infatti, abbiamo Monica Bellucci. Sta Monica Bellucci. Tu devi stare zitta, che quando sei nata, per non spaventare le altre creature, tanto mi strida incubatrici con i vetri oscurati. Per favore, la prete. Ragazze, voi che siete arrivate ora, vi devo comunicare una tragica notizia. Sì. I due attori che dovevano interpretare Romeo e Giulietta hanno avuto un incidente d'auto. Ora sono ricoverati in ospedale. Niente di grave, spero. Lo spero anch'io, ma chi può dirlo? Adesso capisco perché questa mattina mi fischiavano le orecchie. Gli fischiavano le orecchie? E che volevi che con quella faccia ti facevano un applauso? Io la parte di Giulietta la so quasi tutta. Se non avete niente in contrario, potrei farla io. Ma questo è asciutto pazzo! Ma ti sei vista bene? Tu sei talmente chiara che quando sei nata, invece che all'anagrafe, ti hanno registrato la tasca. E vista? A parte con C, è il problema risolto. Lei Giulietta! Peccato che non c'è sta il tempo di copiarti in bella, altrimenti saresti stata perfetta. Non c'è sta bella di me, non più a me. Tre scurnacchiate, sei uno, noi e tre, tutte e tre. No, ecco. Era maggiore. Giulietta era una giovincella alle prese con la sua prima esperienza d'amore. È vero, regista? Sì. Una come me, ad esempio, andrebbe benissimo a galera. Alla prima esperienza d'amore. Ma fammi ridere, se nei teatri dove sei stata te li sei ripassati tutti, dal brusco di cava al tecnico delle luci. Ah, io sto qua, Ti accomoda, vieni qua, a parlare alla Santarella, Per
Eh? Avrà fatto quella contro figura di cicciolina, ma almeno io ho un fidanzato, poi l'ho trovato. Un fidanzato?